Buonasera amici appassionati di Kun Company e ben ritrovati con le emozioni della Coppa Benedetta d'Intino. Wengen, Bari di Nazzo stanno scendendo adesso in campo, pronte a darsi battaglia in questo ottavo di finale che si preannuncia focoso. Andiamo a leggere i protagonisti del match. Bari di Nazzo che schiera Bazzani, Canzano, Cenciarelli, Felici, Fissardi, Ignata, Locasciolo, Russo, Sarno, Siffredi e Venezia. Wengen invece con Anelli, Cagnoni, De Feudis, Matrone, Nava, Nocco, Salaroli e Scuteri. Arbitrerà l'incontro il signor Russo. È quasi tutto pronto per l'inizio del match. E si comincia con Bari di Nazzo Wengen. Matrone gira bene. Opportunità subito da fuori. Il sinistro vincente. Il vantaggio di Wengen. Ottima conclusione Mancina. E 1-0 per i verdi. No, Cagnone ce l'ha sul mancino, scarica per Scuteri, bravo il Russo nel soffiargli, la parte il contropiede degli Imbari, tutto solo Sarno servito adesso di prima intenzione, sotto le gambe di Nocco, eccolo il pareggio degli Imbari di Nazzo, il gol di Sarno ma grande ripartenza di Lorusso. Rischia qui il numero 7, Sarno gliela porta via, prova il numero su Nocco, calcia in porta, salva sulla linea la difesa, poi la conclusione ancora, un salvataggio sulla linea. Sul secondo tentativo Locascia non è riuscito a spingerla dentro. Che doppia opportunità per gli Imbari di Nazzo. Matrone, numero di De Feudis, che scarica per Scuteri. Pensa alla conclusione, buca le mani di Bazzani, segna il gol del 2-1. Wengen ritorna avanti prima della fine del tempo. De Feudis attaccato alle spalle, rimane in possesso della sfera, scarica poi per Nava, si accentra, fa partire la conclusione. Duplice fischio del signor Russo, si va al riposo con il Wengen avanti 2-1 sugli Imbari di Nazzo. Si ricomincia con il secondo tempo di Wengen Bari, subito con Anelli alla conclusione, deviata, sarà calcio d'angolo. Matrone non la butta, occhio al destro, da fuori di Scuteri, Bazzani ancora un po' in difficoltà, in due tempi non la blocca ma poi se la cava comunque. Punizione per gli Imbari, conta i passi Sarno, fischia Russo, parte Sarno col destro, alto. Cagnoni, palla al piede, pensa al tiro, Bazzani si distende, la mette in angolo. Controlla con il petto, salta Cenciarelli, va centrale da Anelli, il tocco per Nava che calcia, Bazzani. Punizione per il Wengen, De Feudis sul punto di battuta, parte con il mancino, raso terra, non arriva Bazzani, gol del 3-1, direttamente da calcio piazzato. Anelli la gira, De Feudis, eroe della serata fino a questo momento, perde il pallone, De Venezia, occhio al suo mancino, lo cerca, lo fa partire, alto di poco. Anelli con il tacco, Nava arriva, a rimorchio! Spreca l'opportunità di chiudere la partita e si divora il gol. Allora gli Imbari ripartono, sono già dall'altra parte. Lorusso, tunnel, palla persa. Punizione per Wengen, Anelli controlla, calcia! Colpisce la traversa, che giocata del numero 9. Una delle ultime opportunità del match. Matrone sul punto di battuta, pensa alla conclusione, la fa partire. Bazzani ci mette le mani. E finisce qui, Wengen batte Bari di Nazzo 3-1 e vola ai quarti di finale della Coppa Benedetta d'Intino. È tutto, a risentirci da Valerio Tubercolo.